così ballano i suoi ascoltatori. 18ª giornata, palla 2, Andrea Renzi svetta e ottiene la prima contesa dell'incontro. Il primo attacco sarà dunque che Gol Basket da Rachia di Trapani. Siamo qui a casa di Leonard insieme a Trapanesi Granata a seguire questa trasferta infrasettimanale della Pallacanestro Trapani. La palla 2 è stata appena fischiata, Gianluca Tartamella sta già facendo la telecronaca. Novità in questo quintetto di questa sera è Ferrero, Capitan Ferrero al posto di Bray. Per adesso è tutto, cibo e alcol ci sono, è arrivato anche Ermanno, ci siamo proprio tutti, a dopo. When you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you built a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Finito il secondo quarto di Torino-Trapani, siamo sempre qui da Rachia insieme ai Trapanesi Granata, alcuni dei Trapanesi Granata, belli impettiti con le loro felpe sciarpe, alcuni se le sono dimenticate a casa, non lo so se ti perdoneremo Benny, ma va bene così. Cominciamo con il presidente, facciamo un commento veloce di questi primi due quarti. Insomma, siamo sempre rientrati, anche quando abbiamo preso un bel parziale siamo sempre rientrati. Ovviamente due quarti ancora non dicono molto sulla partita, ma qualcosa sì. Sicuramente, però penso sia evidente il gap tecnico tra le due squadre. Loro sono veramente forti e appena hanno accelerato un po' ci hanno ridato quei 10 punti di svantaggio che purtroppo fanno sì che sarà un terzo quarto duro. Luca Tartamella in apertura ha detto che una delle chiavi, insomma, per portare a casa questa partita è giocarcela sulla velocità, cioè non farli correre. Può essere una soluzione? Di giocare al contrario sulla velocità. Ma in realtà loro stanno correndo anche troppo. Sì, sicuramente può essere una chiave, però secondo me dovremmo semplicemente punirli quando loro sbagliano su di noi a difendere. Abbiamo avuto diversi tiri aperti da fuori, però non facciamo canestro, purtroppo è una costante che ci portiamo dietro quest'anno. Quando eravamo arrivati, insomma, lì ad aggrapparli, Ferrero sbaglia una tripla, da lì loro un allungo micidiale. Hai insultato qualcuno o sei stato molto bravo? No, non ho insultato nessuno. No, secondo me dobbiamo attaccare con un po' più di pazienza, perché abbiamo forzato qualche tiro da fuori anche con Legion e quando non ci prende, e quindi se loro poi vanno in contropiede giustamente ci puniscono, e questi sono i 12 punti che per ora ci stanno dando. Speriamo nel terzo quarto appunto di attaccare con più pazienza e cercare di restare più incollati alla partita per cercare di giocarsela negli ultimi minuti. Il fatto è che Legion molto spesso, insomma, ci ha insegnato che si sveglia al terzo quarto. I primi due quarti prova, piglia un attimo le misure, un po' col metro, però poi ce la fa, insomma. Ma la partita contro Ferentino, che purtroppo, come tutti sapete, insomma, non è finita benissimo, perché perdere di un punto non fa benissimo, però essere sotto di 20 e rimontarne 19 dà comunque il suo effetto. Tu pensi che quella spinta emotiva possa servire anche oggi? Anche quella spinta emotiva sicuramente servirà ad oggi, perché recuperare questo meno 12 non è difficile, basta chiuderci in difesa per come abbiamo fatto in molti tratti della partita, quindi cambiando la difesa, alternandola uomo a zona, e loro fanno fatica ad entrare sotto, quindi sono stati fortunati in alcuni tiri, adesso speriamo che sono sfortunati. Torino può essere sfortunata? Che dici? Ragazzi, onestamente c'è un divario, come diceva prima Peppe, esagerato, quindi noi dobbiamo metterla su un altro piano. Nel primo quarto, anzi quasi un quarto d'ora, ho visto anche una buona difesa, una buona zona che li ha messi un po' in difficoltà, ma una volta che caliamo un attimino in difesa o comunque loro si adeguano, diventa veramente difficile stare dietro. E Legion ci ha provato nel primo quarto, l'abbiamo visto, gli altri gli hanno dato una mano, però ora con le rotazioni che aumentano si comincia a vedere questa differenza che c'è, è inutile negarlo. Forse ci siamo illusi, c'eravamo illusi, no? Alla gara d'andata quando abbiamo vinto con quel bel parziale, siamo questi,
abbiamo bisogno sempre di qualcosa che ci accenda, qualcosa che ci faccia, che ci animi, e in questo momento ci manca. Domenica scorsa contro Ferentino l'abbiamo avuto negli ultimi 5 minuti, oggi speriamo che, non lo so, se Ligion, se Renzi, se Lino, qualcuno riesca a dare questa scintilla per poter accendere la squadra, perché se ci accendiamo riusciamo, poi siamo potenzialmente invincibili. A noi la scintilla ce la dà Leonard, perché un po' di alcol sicuramente male non ci fa, e quindi un bel cocktail revitalizzante. Vabbè, continuiamo e parliamo anche, insomma, di Ferentino, perché in questo intervallo di questo secondo quarto Telesud, che ovviamente gentilmente ci ospita, ci fa vedere quello che fu l'andata, quindi di highlights di Trapani-Torino, e quello che è stato invece domenica scorsa della sconfitta contro Ferentino. Proprio quella sconfitta ce l'andiamo a vedere. Auf den Spuren von Messner, Indiana Jones. Der Phönix macht jetzt einen Abflug. Au revoir, meine Freunde, macht's gut. Ich sag dem alten Leben tschüss, Affe tot, Klappe zu. Wie die Kinder in Indien, ich mach einen Schuh. Es gibt nichts, was mich hält. Au revoir, vergesst, wer ich war. Vergesst meinen Namen. Es wird nie mehr sein, wie es war. Ich bin weg, oh, oh. Noccioline per tutti, perché chi viene da Rachia ovviamente usufruisce anche di queste, che sono una malattia, io te lo dico. Io le appoggio momentaneamente qui, perché altrimenti le mangio tutte. Leonard, questa passione per il basket è solo perché i giocatori vengono qui ad abbracciarti o per cosa? Ma anche per una passione che ho da tempo, soltanto che impegni lavorativi ovviamente non sempre ci permettono di poter assistere alle partite, però quest'anno una volta
volta che abbiamo messo sulla giusta strada l'attività, ci permettiamo di poter venire io e i miei colleghi, tipo, di vedere qualche partita in più, e questo è veramente grande, specialmente avere una squadra nella nostra città, ne parlo da un trapanese tipo per adozione che ha scelto di vivere qua, e avere una squadra che gioca in questa categoria con questi giocatori di altissimo livello e che ci comunque ci danno la gioia di la domenica ci fanno divertire nonostante il periodo non massimo, diciamo, dei risultati, però sì, alla fine il divertimento e lo svago domenicale non manca. Poi soprattutto il fatto di poter venire qui a vedere le trasferte, perché sì, con queste dirette il fatto di poter assistere qua in compagnia con qualcosa da bere, il fatto che tu li tratti anche molto bene se veniamo qui, insomma, a vedere la partita, certo, non è da poco. Noi abbiamo deciso di fare questo luogo di incontro della Pallacanestro Trapani con i ragazzi, con i trapanesi della Granata, con altri sostenitori della squadra, proprio per dare il calore che la squadra necessita in tutti i momenti, cioè non ci arrendiamo mai perché lo sport deve vincere su tutto, ed è bello comunque, ripeto, avere la possibilità di assistere a queste partite, a questa squadra, ai ragazzi che sono fantastici. Una grande fortuna, sì, è un grande gioia di poter assistere, di avere un palazzetto sempre pieno, di avere i giocatori che comunque sono delle splendide persone, che il lato umano sicuramente è tutt'altro che negativo. Io colgo il momento, il meglio. Adesso ci facciamo raccontare qualche fuori onda da dietro i balconi. No comment. Vedi, è anche affidabile. Torniamo dopo. Bomba di Legion da 9 metri, che equivale almeno 6 per la Pallacanestro Trapani a Torino, Ermanno. No, quello che dicevo prima, la scintilla l'abbiamo avuta, non è questa bomba di Legion, ma l'abbiamo messa un pochettino. Avrà più. Avrà bevuto anche Legion? No, spero di no, e sicuramente non l'avrà fatto, ma no, abbiamo cominciato, si è messa un pochettino più sulla bagarre, hanno cominciato a picchiare da una parte all'altra, un bel inizio nel terzo quarto, una bella reazione, palle recuperate, un paio di bombe, Meini. Nel frattempo sta cominciando, noi siamo live, è chiaro, quindi stiamo seguendo la partita, è cominciato anche il quarto quarto, quindi aspetteremo in questi ultimi 10 minuti quello che ci potrà riservare questa partita. Ogni tanto salta, ma noi siamo qui lo stesso, perché o sei in TV o in streaming. Siamo sempre qua. Siamo sempre qua. Dai. Esatto. Per la maglia granata e per l'onore della città, chiaramente. Dicevamo, no, una bella reazione, è quello che volevamo, poi il risultato vedremo quale sarà. L'importante è la reazione, reagire, segnare, recuperare, lottare e sudare. Questa settimana è una settimana un po' particolare, perché venivamo da 2 settimane di silenzio stampa, un silenzio che serviva, come avevano detto Lardo, ma come aveva detto anche il presidente Basciano, per ritrovare una sorta di serenità e concentrazione. Martedì pomeriggio una conferenza stampa congiunta a cui ha partecipato anche il presidente Basciano in collegamento Skype da Bologna, presieduta da, nel frattempo, Canestro? Legion ha sbagliato una bomba. Ecco, ma la rimette tra poco, te lo dico. Dicevamo di questa conferenza stampa, andiamo a vedere gli stralci più importanti. La Pallacanestro Trapani revoca il silenzio stampa. In una nota ufficiale la società granata ha fatto sapere ieri sera di voler porre fine al silenzio per poter ripristinare rapporti tra squadra e tifosi e poter dimostrare la voglia di rivalsa della squadra. Oggi pomeriggio quindi si è tenuta una conferenza alla presenza dei giornalisti, a cui hanno preso parte l'amministratore delegato Giulio Trovato, coach Lino Lardo, il team manager Nicola Basciano e la squadra al completo rappresentata da Capitan Ferrero. Il presidente Pietro Basciano è intervenuto via Skype da Bologna. A prendere la parola per primo Giulio Trovato. L'idea insieme a Pietro di fare questa conferenza stampa era ovviamente per riaprire le
ufficialmente le nostre comunicazioni con i media e con il pubblico, con i media attraverso le conferenze stampa, le varie trasmissioni radio piuttosto che televisive, e con il pubblico riaprendo al pubblico gli allenamenti. Come vi avevamo comunicato, l'idea nostra era di prendersi un periodo di tempo in cui la squadra potesse lavorare, lo staff lavorare con la squadra per con maggiore attenzione a quello che era lo sviluppo, diciamo, del lavoro piuttosto che non la comunicazione verso l'esterno. Abbiamo aggregato la squadra e la squadra, spero che abbiate poi modo di vederla nei prossimi giorni, secondo me si sta allenando decisamente meglio e sta lavorando decisamente meglio. Sicuramente ne avevamo bisogno. Anche coach Lardo ha detto la sua, analizzando il momento della sua squadra. Lo scopo era: mettiamoci tutti qui, nessun'altra distrazione, e pensiamo solo a lavorare. È chiaro che questo è un momento difficile, ma mi confronto tutti i giorni con la società. È chiaro che il nostro obiettivo è quello di costruire, lavorare sodo. Sappiamo tutti, io per primo, che non stiamo magari avendo dei risultati che ci aspettavamo, però siamo anche consapevoli che c'è bisogno di molto lavoro. La pressione già me la faccio io da solo, so esattamente quello che in questo momento stiamo attraversando, perciò la mia concentrazione è sulla società e su far cercare di mettere in campo la squadra nel modo migliore possibile. Giancarlo Ferrero poi ha parlato a nome dei suoi compagni, ribadendo la volontà di far bene per la Pallacanestro Trapani e per se stessi. La pallacanestro è il nostro lavoro, la nostra vita, è il pilastro fondamentale, cioè ognuno riuscire qui a Trapani è un bene sia per Trapani e sia per ognuno di noi, quindi l'obiettivo lo perseguiremo fino in fondo, anche perché ci lavoriamo tutti i giorni. Secondo me in questo momento non abbiamo raccolto quello per cui abbiamo lavorato, perché non fidatevi che dall'inizio dell'anno abbiamo lavorato tanto. Purtroppo non siamo soddisfatti perché non abbiamo raccolto probabilmente quello che ci spetta, ma arriverà. Tutti noi siamo positivi, dobbiamo essere positivi e si va avanti. Insomma, la squadra granata ha ribadito di essere unita, di stare lavorando bene e di volere in tutti i modi dimostrare di più, a partire da giovedì contro Torino. Per tutto questo sarà necessario il supporto dei tifosi, che per dir la verità non è mai mancato. Rientriamo, insomma, la società granata ha detto di voler chiudere questo silenzio stampa per ristabilire contatti tra la squadra e i tifosi, tra la squadra, insomma, perché c'è la necessità di mettere in mostra quello che è la voglia di rivalsa dei ragazzi, che per dire la verità stanno lottando. Ma sì, ma vabbè, sono scelte della società. Sono scelte della società, va bene così, però appunto l'importante è lavorare e poi dimostrare sul campo che si suda per la maglia, poi i risultati arriveranno. Tuo figlio ha finito il succo. Interessante. Tu hai finito la birra, io il vino. Preparate il flash delle macchine fotografiche, perché andava in
campo aperto. Riceve invece Rodi Witt, che va a schiacciare. Ancora Santiangeli, prova la penetrazione, ma c'è lo scippo di Lombardi che va da solo contro il canestro. Pallone ora nelle mani di Greco, che cerca di impostare l'azione di gioco, passa la palla a Holloway, che penetra e schiaccia. Saccaggi, ancora lui, pick and roll, prova Ricci, Ricci vada da Rosa, attenzione perché Sandrosso ha un po' di atletismo nelle gambe. Maresca, 24 secondi, è l'ultima azione. E va, Nicchiera! E saluta come un marine, contatto di saluto militare. Barcellona è un passo dalla storia. Non ci credo, non ci credo. E alla fine è arrivata una sconfitta. Abbiamo fatto una bella figura però, perché al Palaruffini 79-75 è stato il risultato finale. Leonard, il più uno è stato bellissimo. Forza il più uno. Peccato che quel più uno poi è diventato un meno 5, ma quel che importa è che... E che ci stavamo ubriacando, invece siamo finiti a bere acqua alla fine, però la reazione c'è stata, la squadra c'è. Quello che dicevamo e che volevamo vedere. Un grande Guido Meini, soprattutto nel quarto quarto, che ha trascinato i suoi. Insomma, l'importante è non fare brutta figura. Tu hai detto poc'anzi che se avessimo giocato la metà delle partite con questa intensità... A quest'ora potremmo essere terzi o quarti. E invece siamo un po' più sotto. Invece no. Un po' più sotto. Benny, tu sei preparatissimo. Qual è stato il canestro che ci ha puniti di più? Il canestro di... No, io non ho studiato, ragazzi. Sono impreparato. No, comunque Giacchetti è stato veramente bravo. È stato freddo nei tiri liberi decisivi. Peccato perché sul più uno, palla a noi con Renzi, ci avevo creduto. Purtroppo si può sbagliare. Alla fine però siamo usciti a testa alta da un palazzetto che, insomma, difficilmente ci saranno squadre che andranno a vincere, ecco. Peccato, comunque è stata una buona prova da parte della nostra squadra. Dai, che eri preparato, hai visto. Tanto Giacchetti, una persona che conosco, mi ha detto che non avrebbe mai sbagliato i tiri liberi. Vabbè, dai. Ci rifaremo domenica, tanto c'è una partita. Vogliamo agile. Parlare di domenica? Allora, innanzitutto domenica si gioca in casa, perché questo turno infrasettimanale ci ha permesso di giocare due domeniche consecutive al Palauriga. Una partita molto importante alle 18 contro la prima in classifica. Non so cosa ha fatto Brescia questa sera, non no, sappiamo. Cioè, mercoledì prossimo. Esatto, il 28. Grazie, mentre dobbiamo andare a vedere adesso gli altri risultati, forza Brescia ovviamente, perché c'è questa amicizia bellissima tra le due tifoserie. È una partita impegnativa, dicevamo, perché comunque è sempre la prima della classe e vedere una partita del genere può far uscire quell'orgoglio, quella spinta in più motivazionale. Se giochiamo come stasera, come diceva Davide, come abbiamo detto anche noi, cioè ce la giochiamo con tutti, potenzialmente siamo tra le prime squadre di questo campionato. Dobbiamo avere quell'approccio lì fin dal primo minuto, non possiamo permetterci di regalare 35 minuti come abbiamo fatto domenica scorsa contro Ferentino. Tutto qui. Possiamo dire che il silenzio stampa è servito? È servito? Io non lo posso dire. Lo chiediamo a Benny, che è preparato. È servito il silenzio stampa? Ma secondo me sono cose che lasciano il tempo che trovano. Secondo me non serve il silenzio stampa. Serve solo allenarsi, giocare con il cuore, applicarsi per tutti i 40 minuti in campo. Penso che il silenzio stampa sì, ci può stare, però io non lo condivido, ecco. Chi ha segnato il silenzio stampa? Sei impreparato, lo vedi Benny? Ferticone. Invece Leo, comunque questi ragazzi torneranno, verranno qui da te per salutarti. Cosa gli facciamo bere? Acqua. È frizzante. Per i più simpatici, acqua frizzante, sì. Ma comunque questa sera è stata una grandissima serata, una bellissima partita, i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, non hanno mollato niente, non hanno regalato nulla, ci avevamo creduto. Il terzo,
Il terzo quarto, scusate, io non sono grande intenditore di pallacanestro, però il terzo quarto, cosa che è un quarto molto difficile, molto difficile per noi, l'abbiamo vinta. Vuol dire che questa potrebbe essere tipo... Molto attento. Eravamo tutti attenti, soprattutto nel scongiurare i ferri dei nostri e far prendere qualche ferro, giacchetti, far prendere qualche ferro in più a loro, cosa che non è arrivata, però sono stati veramente veramente molto bravi, grandi ragazzi e forza Granata. E acqua frizzante ovviamente per tutti qui da Rachiglia. Io vi raccomando, per le trasferte ovviamente le potete vedere su Telesud, le potrete sentire radio come volete, però Leonardo continua a farvele vedere qua, insomma, in compagnia. Ormai abbiamo portato bene con Benny alla porta, perché si mangia, si beve, insomma non manca niente, qualche strillo è concesso, insomma non manca niente, manca soltanto una cosa, il dire gol basket, lo dovete dire tutti voi, eh? Ok. Non ho capito, non Benny, devi dire che... Non ho studiato. Gol basket, gol basket. Gol basket. Al 3 di Stefania. Vedi che se... Guarda, se chiamo Enrico lo sa fare. Allora, 1, 2, 3. Gol basket! Yeah!